aveva promesso una casa di vetro, il comune assolutamente trasparente. Ebbene, ci siamo accorti che molti dipartimenti invece non rispondono alle domande né dei cittadini né di noi consiglieri. In questo modo, è chiaro, con poca trasparenza è difficile anche combattere il malaffare, la mala gestione, la criminalità e anche mafia capitale. È per questo che abbiamo iniziato a vedere quali sono i dipartimenti che ci rispondono e quelli che invece non ci rispondono. Oggi inizieremo questo tour della non trasparenza dal Dipartimento Patrimonio, che è un bellissimo immobile, appunto trasparente, fatto di vetro, tra poco lo vedremo, e andremo a chiedere conto dei tanti atti ai quali non abbiamo avuto alcuna risposta. Alcuni sono molto importanti, ad esempio le concessioni fatte dal comune agli istituti religiosi, altri riguardano degli immobili vicino a Piazza del Popolo, e altri ancora riguardano proprio gli affitti che sostiene il comune nei confronti di alcuni pochi privati e anche della scuola Dore Mi Diverto di Ostia e della sua assegnazione, presunta assegnazione alla Caritas. Siamo qui alla Casa della Trasparenza con alcuni cittadini, adesso entreremo perché vogliamo delle risposte. Vogliamo sapere l'area della Dore Mi a chi appartiene, a chi ha dato il permesso per fare i lavori e chi deve andare là. Lì c'era una scuola e non sappiamo ancora che cosa ci sarà. Siamo qui insieme ai consiglieri che hanno chiesto i documenti. Dopo 2 anni, vogliamo risposte. Hanno convocato questa commissione speciale per la riforma della razionalizzazione della spesa amministrazione capitolina, a cui naturalmente hanno invitato l'architetto Di Giovine, e all'ordine del giorno ci sono una serie di interrogazioni che il consigliere Prongia ha fatto, a cui non è stata mai data risposta. Sì, diciamo, la commissione. Ma dove si svolge la commissione? Qui stanno cercando una sala. Di... però mi sembra una procedura abbastanza. Sì, certo. Il direttore non c'è. Sì, e mettetevi giù nella sala. No, nella casa della città li sto comprando. Però non immaginavo che c'era. Non abbiamo fatto come spesso vengo, TV locali, così come giornalisti, a seguire i lavori della commissione. Operazione trasparenza compiuta. Siamo qui nel Dipartimento Patrimonio. Dopo un incontro tecnico siamo riusciti a ottenere molte delle informazioni che avevamo richiesto, anche 12-13 mesi fa. Abbiamo fatto il punto, siamo riusciti ad avere le risposte su alcuni affidamenti di immobili, su alcuni contratti, sulla concessione dell'area della scuola di Ostia, la Dore Mi Diverto. Siamo in attesa invece di avere documenti e contratti relativi agli ex custodi, che sono nelle ville e nei parchi di Roma, e anche alcune informazioni relative alla cessione a uso gratuito a soggetti privati di immobili del Comune di Roma. Per questi dovremo attendere qualche altro giorno. Rimangono altre informazioni da recuperare, sarà fatto nel mese di marzo. Siamo venuti per denunciare e stigmatizzare una cattiva pratica che esiste nella pubblica amministrazione del Comune di Roma, una pratica che tende a dilazionare nel tempo oppure respingere i nostri accessi agli atti, che è una delle nostre funzioni fondamentali che ci consente di svolgere il nostro compito istituzionale di portavoce, ma anche quello di sentinelle della città. Accendiamo i riflettori sulle ombre della non trasparenza del Comune di Roma.